Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. Allora, siamo in perfetta diretta. C'è qualche problema con il microfono. È il bello della diretta, va bene. E, siamo arrivati alla puntata numero 17. Oggi abbiamo un tema piuttosto importante e caldo. Scusa, passami il termine, perché insomma se ne parla molto, qualche volta e spesso purtroppo se ne parla in maniera poco corretta, ed è un qualcosa che ci riguarda un po' tutti. Allora, io direi che insomma, intanto diamo il titolo di questa buona pratica che si chiama Noi per te e te per noi, e una piccola comunicazione di servizio: la replica di questa puntata, che adesso ovviamente seguite in diretta sulla nostra pagina delle buone pratiche, quindi su Facebook e su Radio Fly, ovviamente la potrete vedere e sentire in replica su Arezzo TV questa settimana, ma solo per questa settimana, sabato alle 21, perché questa sera abbiamo una piccola urgenza di cronaca che poi insomma magari vi diremo alla fine. Ecco, finito il preambolo, parliamo davvero della buona pratica di questa settimana, perché è un tema caldo, diceva Massimo, perché parliamo dell'accoglienza dei richiedenti asilo. È un tema che insomma ha sempre riempito le cronache, spesso e volentieri con cattive notizie. Oggi invece vi raccontiamo una buona notizia e una buona pratica. Allora, le diciamo parole chiave di questa settimana sono appunto integrazione, inclusione, dignità della persona, cittadinanza attiva, ma anche protezione civile, accoglienza, migranti, volontariato, appunto richiedenti asilo e comunità. Adesso cercheremo di capire perché, e lo faremo con il vice sindaco di Castiglionfibocchi, Ernesto Ferrini, che ringraziamo per il suo intervento. Grazie, buongiorno a tutti. E poi ancora Stefano Drudi, Protezione Civile di Castiglionfibocchi, benvenuto, può parlare. Ecco. E Nadine Formenti, che è operatrice di Oxfam Italia, che è appunto il partner, diciamo, sociale di questo progetto. Allora, io inizierei subito con il vice sindaco Ernesto Ferrini. Intanto, diciamo, dobbiamo dire che questo è un progetto inserito nello SPRAR, però forse se non raccontiamo che cos'è lo SPRAR, forse insomma, facciamo fatica a capire di che cosa si tratta. Lo SPRAR, a cui ovviamente il comune di Castiglionfibocchi aderisce. Non solo aderisce, ma diciamo così, lo ha attivato, e credo che nella provincia d'Arezzo siamo l'unico comune che ha attivato un progetto SPRAR assieme ai comuni di Pergine e Naterina, che ora sono fusi, Capolona e appunto Castiglionfibocchi, che è capofila. Cosa significa SPRAR? Significa sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Cioè, noi siamo un piccolo comune e non si poteva, diciamo così, accogliere tutti quelli che la prefettura decideva di mandare. Abbiamo preferito gestire noi in prima persona l'accoglienza dei migranti, facendo un bando per coloro che già avevano un riconoscimento da parte dello Stato. Non chiunque, quindi non per chiunque, ma per coloro che avevano un riconoscimento, quindi rifugiati e richiedenti asilo, che quindi lo Stato italiano già aveva questo riconoscimento nei confronti di queste persone. Non solo, ma siccome questa legge è la famosa legge Bossi-Fini del 2002, che il governo Renzi ha ritenuto opportuno rifinanziare nel 2016, io ero al mare quando mi arrivò il messaggino sul telefono che diceva che è stato rifinanziato, quindi sarebbe opportuno quasi quasi fare un progetto e un bando per poter aderire a questo progetto SPRAR, anche perché in questo caso un piccolo comune come Castiglionfibocchi, che fa 2.500 abitanti scarsi, praticamente
poteva accogliere circa 8 persone, perché sono circa 2,5-3 ogni 1000 abitanti, e quindi questa è una cosa che per noi era sostenibile. Per cui abbiamo aderito, abbiamo fatto questo bando assieme a Oxfam, che è un ente gestore, che ha fatto il progetto e che poi il Ministero ha accolto è arrivato secondo dopo quello di San Casciano in Val di Pesa. Ecco, questo è il preambolo di tutta questa faccenda. Ecco, come mai è nata questa esigenza però di fare questo? È nata, l'ho detto prima, è nata questa esigenza perché? Perché non volevamo chiunque la prefettura mandasse a Castiglion Fibocchi, ma volevamo gestire noi in prima persona, con direttamente noi come comune, direttamente col ministero, e volevamo persone che avessero già un riconoscimento da parte dello Stato di rifugiati o di richiedenti asilo, perché con queste persone si poteva fare un progetto inclusivo e quindi era molto più vantaggioso per noi. Oltretutto poi che c'era anche il numero, era un numero stabilito, per cui a Castiglion Fibocchi non potevano venire 15, 20, 30 persone, ma con lo SPRAR solo 8 persone, che poi con gli altri comuni tutto insieme erano 25 persone. Okay, perfetto, abbiamo fatto la doverosa sì. il preambolo anche per far capire insomma di che cosa parliamo, esatto, che comunque su questo argomento ci sono anche dei buoni, insomma, delle buone pratiche, delle buone notizie. Dicevamo, il partner appunto sociale in questo caso è Oxfam. Intanto anche qui ricordiamo di che cosa si occupa, perché insomma l'accoglienza dei richiedenti asilo non è certo l'unica attività di Oxfam Italia in questo caso. Certo, Oxfam fa campagne internazionali per soprattutto sfidare la fame, trattare l'acqua in vari paesi del mondo per renderla potabile, per coadiuvare anche sistemi sanitari e quant'altro. Nella fattispecie Oxfam Italia Intercultura, che è la cooperativa, si occupa di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. A partire dall'agosto dell'anno scorso noi abbiamo iniziato appunto a lavorare nello SPRAR di Castiglion Fibocchi. Noi accogliamo 25 uomini e donne, in particolare 6 donne, in un'ottica di seconda accoglienza, che è quindi un po' diversa rispetto all'accoglienza dei CAS, all'accoglienza prefettizia, poiché il nostro obiettivo è l'autonomia in tutte le sue sfaccettature. Quindi appunto si tratta di persone che hanno già il riconoscimento della protezione internazionale da parte dello Stato italiano e che quindi hanno la priorità di inserirsi nel tessuto del paese. E di conseguenza uno dei nostri punti cardine è la formazione lavorativa. Quindi queste persone, dopo aver fatto uno o più colloqui individualizzati per capire quali siano le competenze della persona oppure le aspirazioni lavorative, noi proviamo a trovare per questi ragazzi, tutti maggiorenni, dei corsi di formazione che siano appunto più adatti a far uscire queste competenze, a poterle a rendere spendibili. L'obiettivo finale è chiaramente l'inserimento lavorativo e anche l'uscita dal progetto, quindi un inserimento abitativo. I progetti SPRAR durano 6 mesi e quindi c'è una corsa. Certo. Prego, prego. E quindi appunto avendo a che fare però con persone che hanno già lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, quindi che hanno a tutti gli effetti il diritto di rimanere sul territorio italiano, l'intento è appunto quello di creare, di favorire l'inclusione sociale e non di attuare delle pratiche assistenzialistiche, certo, ma di lavorare con la persona per il raggiungimento di obiettivi personali. Allora, sentiamo anche la protezione civile. Era importante chiamare in causa anche Stefano Drudi, protezione civile di Castiglion Fibocchi, per sapere qual è il suo ruolo effettivo all'interno di questa importante istituzione. Sì, noi siamo un'associazione comunale di protezione civile, quindi non potevamo non appoggiare il comune in questo suo progetto. Noi diamo come associazione un'assistenza alle emergenze, alle urgenze, sia in inverno che in estate,
diamo assistenza alla polizia urbana di Castiglion Fibocchi, eccetera. Quindi ci siamo sentiti, è stato naturale dire sì al comune quando ci è stato proposto questo progetto. Il senso della cosa era non solo coadiuvare con i nostri soci questi ragazzi, questi migranti presenti a Castiglion Fibocchi nelle opere, per così dire, manuali, tipo un rifacimento di un centro per bambini, un prato da, ma anche quello di seguirli personalmente e far sì che si inserissero più possibilmente nel contesto sociale. Noi siamo 25 soci più o meno, tutti di Castiglion Fibocchi, quindi chi meglio di noi può seguire questi ragazzi quando usciamo per fare un'esercitazione, per esempio, quando usciamo per fare un'emergenza, una volta che naturalmente questi ragazzi sanno di che cosa si parla e cosa devono fare, cosa non devono fare. E c'è stato il problema della lingua, scusate se mi permetto di chiedere questo, ma immagino che è stato, con loro erano già comunque avanti, sì, con i corsi d'italiano, diciamo che sono abbastanza avanti sicuramente. Il merito di Oxfam che gli fa formazione, non solo tipo, fa formazione di questo tipo, perché con la lingua indubbiamente ci sono dei problemi, però tramite l'ente gestore Oxfam naturalmente c'è questo tipo di formazione, per cui siamo molto avanti in questo. È grande merito dei nostri insegnanti di lingua, sì. L2 che sono molto bravi, ma è anche vero che appunto queste persone, non essendo appena arrivate in Italia dallo sbarco, ma essendo sul territorio da almeno un anno o più, hanno già potuto acquisire le basi linguistiche che gli permettono di avere una comunicazione efficace, sebbene basilare, in alcuni casi con i volontari o con gli interlocutori in generale, sì. Bene. Ci dicono dalla regia che insomma abbiamo 2 minuti e poi ci dobbiamo fermare già per la prima parte. Abbiamo da spendere ancora un paio di minuti, insomma. Sì, io vorrei, posso fare? Io vorrei proporre un problema di cultura, proprio di cultura, perché sembra che il fenomeno migrazione sia un fenomeno dei nostri tempi, dei nostri giorni. Non è così. Da quando l'uomo esiste c'è sempre stato il fenomeno delle migrazioni, degli popoli che si spostano. Noi vediamo anche nella Bibbia gli ebrei in Babilonia, poi in Egitto, poi la fuga dall'Egitto degli ebrei e così via. E le invasioni barbariche dopo la caduta dell'impero romano, quelle sì che erano veramente invasioni che comportavano violenza, morte, distruzione, saccheggi, che è proseguito per tutto il Medioevo. Io ricordo, a proposito di cultura, un programma televisivo fatto da un grande che è venuto a mancare in questi giorni, Folco Quilici. Folco Quilici, in una serie di trasmissioni che si chiamava La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza. E mi ricordo che fece vedere un filmato in cui i monaci benedettini avevano fatto i loro conventi dove si stava bene, ora et labora. Ad un certo punto cominciano delle invasioni barbariche e questa era gente che aveva fame. Gente che aveva fame e che naturalmente saccheggia, entra dentro. Una volta, due, va bene. Poi questi frati dicono, senti che si fa, ora si organizza con dei bastoni, forconi, eccetera, quando arrivano si tritano. E infatti, quando poi arrivarono, gliene dettero di santa ragione. Ecco. Però dopo la sera, quando mangiavano lì a tavola, il padre guardiano, che non era pari variazione, era il capo della comunità di questi benedettini, dice, ma ragazzi, ma avremmo fatto bene a far così oggi? Lo sapete che ci sto ripensando, forse non era il sistema giusto. Va bene, dice, allora si fa così. Se ritornano, si accolgono e festa finita. Infatti dopo qualche giorno, questa, ripeto, era gente che aveva fame, arrivano questi barbari. Insomma, il vice sindaco mi sembra di capire che vorrebbe che culturalmente questo sia il pensiero. Questo fu, Folco Quilici fece vedere proprio come i benedettini per primi furono inclusivi. Infatti quando ritornarono disse, abbiamo sbagliato tutto, venite con noi, venite qua, si mangia insieme e ci si scambiano le nostre culture e ci si scambiano i nostri saperi e così andiamo avanti. Tanto il mondo va avanti con queste contaminazioni. Bene, allora ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche.
con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. Ed eccoci alla seconda parte. Ovviamente ringraziamo anche Coingas per la partecipazione alla produzione di questo programma che, ricordo ancora una volta, è arrivato alla 17ª puntata. Che, esatto, insomma, sì. Allora io andrei un pochino, Massimo, più sul concreto, quindi cercherei di capire, in questo caso da Oxfam, questi percorsi lavorativi su che cosa si sono orientati. Quindi la scelta che avete fatto, il perché anche di questi percorsi. Prima ci dicevi che magari per un soggetto magari c'è un percorso piuttosto che un altro. Certamente. Anche dal punto di vista proprio delle sensibilità personali. Certamente, no? Perché ognuno arriva in accoglienza con noi con un proprio bagaglio di competenze, con un proprio bagaglio culturale, con delle aspettative che a volte sono molto alte, quindi è anche opportuno a volte ridimensionare con la persona un pochino queste aspettative. Si prova a fare un bilancio di competenze, quindi dei colloqui individualizzati, nei quali si va da un lato ad esplorare le abilità della persona. Se la persona nel proprio paese d'origine già svolgeva un lavoro, come lo svolgeva, piccola attività, grande attività, se ha delle capacità comunicative e quant'altro. E da un lato capire come queste competenze e capacità sono spendibili su questo territorio. Di conseguenza noi facciamo tutta una serie di corsi di formazione in vari settori. Ma possiamo scendere un pochino nello specifico e cercare di capire proprio su queste 25 persone quali sono stati, non so, c'è un giardiniere, c'è un... No, un momento. Di queste 25 persone... Non tutti fanno parte del progetto Noi per te e te per noi, che precisare che è un progetto del Comune, dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Castiglione Fibocchi. Perché? Perché alcuni, anzi diversi, molti di questi ragazzi hanno già un lavoro, lavorano già. Sì. Altri vanno a scuola e quindi non possono partecipare al progetto di lavori socialmente utili, tanto per essere chiari, oppure di progetti formativi nostri per l'integrazione nel tessuto sociale nostro. Sono pochi, perché gli altri, uno è andato a fare il pastore, mi pare. Ma io infatti volevo capire, lavorativamente parlando, che tipo di figure siamo riusciti a trovare. Stiamo provando a formare delle persone nell'ambito della ristorazione, che speriamo sia un settore in crescita anche nella città di Arezzo, che forse non è prontissimo ad accogliere queste persone nelle proprie attività, ma lo speriamo vivamente. Quindi in corso, ad esempio, un corso di cucina italiana, a cui i ragazzi partecipano con grande entusiasmo e grande interesse. Abbiamo fatto le varie attestazioni di base, come l'HACCP, e quindi possono consentire alla persona effettivamente ad entrare a lavorare domani, se c'è la bisogno di un lavapiatti, di un aiuto cuoco. Stiamo facendo un corso di addetto di sala, quindi per imparare a fare il cameriere. C'è un sarto. Poi, sempre nell'ambito della ristorazione, abbiamo fatto un corso da panificatore, quindi imparare a fare il pane, focacce e simili. Poi, in altri settori, il settore agricolo, molto spesso i nostri ragazzi vengono assunti nel settore agricolo perché anche stagionalmente c'è grande richiesta, quindi per la raccolta delle olive, la raccolta dell'uva per la vendemmia, eccetera. Abbiamo molti ragazzi che stagionalmente fanno questi lavori. Abbiamo fatto un corso di formazione sulla potatura dell'olivo, che potrebbe quindi portare le persone a lavorare non solo stagionalmente per la raccolta, ma protrarre l'attività lavorativa anche nelle altre stagioni per la cura della pianta. C'è un sarto che faceva il tappezziere in Ghana, e stiamo cercando per lui di attivare una borsa lavoro, di attivare un tirocinio che quindi unisca l'aspetto lavorativo all'aspetto formativo.
Non è così semplice perché non abbiamo ancora trovato la persona che sia pronta ad accoglierlo e a insegnargli quali sono le tecniche italiane per svolgere questo lavoro. Ma ricordo male, Ernesto aveva dato una mano anche nel discorso del carnevale. Carnevale dei figli di Bocco, sì, questo sì, ragazzo. Sì, sì, sì. Io lo direi perché insomma è un aspetto... Sì, ha collaborato in una fase iniziale, poi ha trovato un altro lavoro e purtroppo... perché lo scopo, per i volontari lo scopo di questo, purtroppo per noi, per i nostri volontari, però insomma questo aveva anche molta volontà e anche delle capacità, quindi devo dire la verità, perché poi bisognerebbe conoscere anche le storie che hanno alle spalle questi ragazzi. Certo. E veramente questo, la conoscenza, tutto nasce dalla conoscenza, o nascerebbe dalla conoscenza. Le storie che hanno alle spalle sono storie terribili, sono storie tristi, ma sono storie anche di grande volontà. Sono storie anche di persone, perché dietro ogni storia c'è una persona che ha anche voglia di fare e voglia di vedere anche un mondo diverso e di vivere anche in un mondo diverso. Insomma, ragazzi, qui c'è poco da dire. Qui siamo 7 miliardi di persone nel mondo e tutti hanno diritto di mangiare il giorno di andare a tavola, tutti i 7 miliardi. Quindi c'è da fare. Allora, volevo chiedere all'operatrice della Oxfam, cioè una volta, fino a pochi anni fa, diciamo che... chi arrivava diciamo, da questi paesi diciamo, del terzo mondo e poi si dedicava a lavori un pochino fra virgolette umili, no? Cioè quei lavori che gli italiani non facevano perché non avevano più voglia di fare, insomma erano lavori abbastanza di fatica o non diciamo remunerativi e soddisfacenti. Mm-hmm. Ecco, è cambiato qualcosa ultimamente, perché almeno quanto ho letto insomma c'è un riavvicinamento da parte degli italiani, perché insomma le esigenze sono e la crisi economica potrebbe almeno secondo quanto ho letto aver riavvicinato gli italiani a questo ai lavori agricoli ad esempio. Sì, ecco, ai lavori agricoli, ai lavori insomma, ha parlato prima di lavapiatti, insomma e cose che magari sì. Ripeto, un italiano fino a pochi anni fa non faceva. Sicuramente questo è vero. E il punto è che non necessariamente si deve dividere per nazionalità la tipologia di lavoro. Nel senso che io, ad esempio, poco fa è uscito dal nostro progetto un ragazzo che fa il pastore e quindi nella fattispecie munge le pecore. Okay. E lui lavora con italiani. A fianco a lui, al lavoro tutti i giorni, oltre ai datori di lavoro, ci sono dei ragazzi che hanno più o meno la sua età e lavorano con lui e sono italiani. Quindi c'è sempre di più, secondo me, una mescolanza, un lavorare insieme, e questo è molto positivo, io lo auspico, forse non siamo ancora arrivati a questa unione così forte, ma io auspico che sempre di più sia così. Magari sentiamo. Sì, no, è molto interessante. E, un'opinione sua personale, mi rivolgo al rappresentante della Protezione Civile. Ma secondo lei l'Italia è un paese razzista? Una domanda un po' difficile. Non lo so, è una domanda difficile, non so se sono. Posso dire una cosa che non so se risponde a quello che lei mi ha chiesto. Che i nostri soci, che sono circa 25, tutti volontari ovviamente, quando come direttivo abbiamo proposto questo progetto, il progetto è passato all'unanimità. Non solo è passato all'unanimità, ma gli interventi che sono stati fatti da questi amici sono stati: noi insegneremo come si usano per esempio delle pompe idrauliche se c'è da svuotare un locale che è stato invaso dall'acqua, ma loro insegneranno a noi tante altre cose, la loro vita, e noi impareremo a riflettere su quello che è la loro cultura. Questo è semplice, non so se risponde alla sua domanda, è stato fatto all'unanimità da 25 persone che abitano a Castiglion Fibocchi, che è un paese, come voi sapete, piccolissimo. Quindi se fate la percentuale non c'è stato uno che ha detto ma, non c'è stato. Ma lei, diciamo non che so la risposta è abbastanza soddisfacente. No, ma... è ovvio che da quando, dall'alba dei tempi, insomma, siamo tutti
emigranti, insomma, non è, io credo che la storia universale ci insegna che praticamente dall'alba dei tempi l'uomo si è spostato. Se posso permettermi un intervento che è stato fatto, che credo sia importante, di uno di questi amici, di questi soci volontari, è stato: non abbiamo nessun merito per essere nati qui, nella civile Toscana, nella civile Italia, eccetera. Potevamo benissimo nascere al centro dell'Africa e essere noi al posto di questi ragazzi. Punto, non ha detto altro. Però credo che abbia fatto un discorso... Senza considerare che noi italiani siamo stati un popolo di migranti, anche se questo qualcuno se ne dimentica. Io leggo delle inesattezze storiche all'interno dei social, perché nei social diventano tutti politologi, esperti di economia internazionale, insomma, a seconda un po' di quello che l'ondata emotiva. Ecco, quando leggo, dice: ma noi italiani siamo andati all'estero a lavorare, ci siamo fatti rispettare, non abbiamo esportato, insomma, la malavita all'estero, si dimenticano qualche piccolo passaggio, perché è vero che l'italiano all'estero, io ho girato molto, per fortuna i soldi meglio spesi li ho spesi nei viaggi, e gli italiani in certe parti del mondo sono portati sul palmo di mano. Però, insomma, non ci scordiamo che noi in America abbiamo esportato la mafia, la malavita organizzata, e tuttora purtroppo continuiamo a farlo. Ecco, di questo qualcuno se ne dimentica. Sì, era quello che volevo sottolineare. Allora, veramente... Poi che ci siano problemi legati a l'immigrazione, questo è impossibile, che non ci siano. Impossibile che non ci siano problemi. Ma i problemi sono fatti per essere risolti, con la buona volontà si risolvono. Allora, nella prima parte, poi chiudiamo davvero, abbiamo detto che questo è il primo comune, se non l'unico, vice sindaco, giusto, della provincia di Arezzo che... C'è anche la provincia, ma la provincia è un caso un po' anomalo, perché veramente la legge non prevederebbe, aiutami anche te Nadine, non prevederebbe che le province facciano capofila. Lo contempla, però è una realtà. Diciamo. È una realtà. Normalmente è il comune. Comunque siamo gli unici. Ecco. E questa buona pratica che abbiamo raccontato sia, appunto, non solo una buona pratica da raccontare, ma un buon esempio da emulare. Esatto, insomma, esatto. No? Ecco, ok. Infatti. Allora, ricordiamo della replica di questa sera, che purtroppo viene spostata al... Ci scusiamo, insomma, con i telespettatori di Arezzo. No, magari anche meglio, insomma, dai. Guarda, rispetto all'argomento di cui dobbiamo parlare, purtroppo no, che sono i fatti di Castel San Nicolò, insomma, tutti li conosciamo. Sì, no, ovviamente. Diamo priorità. Io parlavo di fascia oraria. Mi riferivo alla fascia, che... magari la fascia oraria che stasera viene utilizzata, magari è un pochino È vero. Quindi appuntamento su Arezzo TV il prossimo sabato alle 21, poi dalla prossima settimana tornerà tutto regolare. Grazie per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi, grazie a voi. E noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. La nostra trasmissione diventa maggiorenne, 18. 18, ecco, e quindi... Auguri. 18, ma come al solito non li dimostra. Esatto. Quindi grazie a tutti, alla prossima settimana. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia.